vi devo fare un ringraziamento particolare per la vostra presenza, per un motivo molto semplice. Fino a questa mattina, oltre alla nostra iniziativa, ne ho contate altre 7 in contemporanea. Mezz'ora fa ho saputo dell'ottava, che si fa 150 metri qua a Balmoca, è la presentazione del libro della vedova di Enzo Fasano. E mi ha avvisato uno dei presentatori che ha detto che secondo lui fa anche schifo, quindi non fu cattato. Sta con un dibattito sul dossier. Sì, è una delle 7 da dossier. Allora, molto velocemente. Prima di tutto, noi questa sera presentiamo un libro curato dal buon Gianfranco Nappi. Su una figura cara ancora oggi a moltissime e tantissime persone. Vorremmo appunto discutere questa figura da un punto di vista storico, che cosa ha significato quel periodo storico, come dire. L'obiettivo, lo dico subito, l'obiettivo non è quello né di santificarlo, né tantomeno di andare a fare le pulci del suo pensiero. L'obiettivo è, dal mio punto di vista, l'aspetto che mi interessa di più, devo dire la verità, ed è questo il motivo per cui abbiamo accolto l'invito di Antonio, Antonio Minigi, che è uno dei nostri soci, vabbè, socio di tante cose, Antonio, tanto per capirci. L'obiettivo, almeno il mio, quello personale, è quello di capire come mai questa figura, ma non solo questa figura di quel periodo storico, suscita interesse anche da una piccola fetta giovanile, da una parte, e dall'altra quello di capire, facendo una riflessione sull'oggi, che quella figura, insieme alle altre figure che ho in mente, che non cito perché oggi vorremmo centrare questa cosa, in realtà quelli rappresentavano un popolo. E il problema che noi abbiamo oggi è che c'è una grande domanda, dal mio punto di vista, di avere delle rappresentazioni politiche. E che, dal mio punto di vista, oggi nessuno è in grado di raccogliere questa domanda, di dare una risposta a questa domanda. Dico questo, lo dico da qualcuno, da una persona che mi stava a sinistra, che non era d'accordo con i pensieri di Berlinguer, che l'ho anche, come dire, criticato, attaccato. Sono convinto che ha anche avuto delle intuizioni politiche molto interessanti. Io, per esempio, ero molto attratto dalla sua teoria sull'eurocomunismo, che però è anche la stessa teoria che lo stesso Partito Comunista ha fatto credere subito. Tanto per capirci, perché c'era anche un contesto internazionale particolare, che probabilmente era, come dire, intempestivo su quel periodo. Non, ci sarebbe molto da discutere. Comunque, però sono anche uno di quelli che, per esempio, ha criticato fortissimamente l'atteggiamento che ha avuto il PC verso il movimento degli studenti, di mobilità degli anni 70. Perché nei fatti lo ha schiacciato sull'altra faccia della tenaglia, sull'altro braccio della tenaglia sostanzialmente. Errore che non fece la FIOM, per esempio, o meglio l'FLM, 2 mesi, poco più di 2 mesi dopo la cosiddetta cacciata di Lampo all'università, la FIOM fece un percorso nazionale di assemblee nazionali. E a partire dai territori invitò il movimento studentesco. L'Assemblea Nazionale dell'FLM lo fece a Firenze, intervennero alcuni compagni del movimento in quel periodo. Io stesso partecipai come delegazione degli studenti medi di Salerno all'Assemblea Provinciale dell'FLM, in quello spazio della regione che una volta era un centro di formazione professionale. Cioè, giusto per dire che c'era un pezzo del movimento operaio che, malgrado tutto quello che è successo, tutti i casini, tutti i bordelli, secondo me anche una grande
caduta di provocazione da parte di una parte del movimento e secondo me anche degli errori di valutazione che ha fatto il PC in quel periodo, secondo me. Comunque non mi interessa parlare di quel fatto, perché mi interessava fare un altro tipo di ragionamento. L'FLM nel suo insieme, quindi seguiti i metameccanici, non fecero queste cose, riallacciarono un filo di confronto che mi sembra interessante. E stiamo parlando di un periodo che non spalti acqua oggettivamente, dalla vecchia politica con un nuovo mondo che si affacciava, con un nuovo mondo anche di crisi politica della stessa. Prima di dare la parola a Mary per l'introduzione, vi ricordo che chi vuole acquistare il libro curato da Gianfranco Nappi lo troverà lì, nella sala attigua, insieme a quel libro dove gli altri libri, comprando, se volete, se vi interessano quegli altri libri, finanziate l'Associazione Memoria e Movimento, che è totalmente autofinanziata. Noi non riceviamo nessun tipo di contributi pubblici, se non il 5 per 1000 per quei pochi affezionati che ce lo danno, ma sono contributi di privati sostanzialmente che passano tanto dallo Stato, per il resto ci autofinanziamo totalmente. Grazie per l'attenzione. Ci tengo assai a queste foto. Bene, quest'anno ricorre, siamo qui perché ricorre il 40° anniversario della scomparsa di Berlinguer. E anche Memoria in Movimento, Infiniti Mondi, hanno deciso, come dire, di non trascurare questa ricorrenza. E in questo periodo ci sono tantissime iniziative, e anche, come dire, anche troppe probabilmente, che riguardano presentazione di libri, dibattiti, e film. È stato quest'anno nelle sale, c'è questo film dei fratelli Bertolucci, Lizzani e tanti che hanno fatto le riprese del funerale di Berlinguer e che è andato nelle sale solo oggi. Diceva Angelo che oggi siamo qui, sì, in questo filone di ricordo, ma vorremmo evitare la santificazione di Berlinguer, ma avviare una discussione sull'attualità del pensiero. Io però voglio ritornare anche su un aspetto della figura di Berlinguer. È vero, è pur vero che quando è morto Berlinguer c'è stata una fortissima emozione. Io mi ricordo i funerali di Enrico Berlinguer e credo che questa fortissima emozione abbia toccato non solo chi era allora del Partito Comunista e ne condivideva anche la linea politica, ma è un'emozione che ha toccato anche persone più estranee a questo ambiente, anche persone che appunto non ne condividevano la linea politica. Penso soprattutto ovviamente al compromesso storico e ai governi di unità nazionale. Rossana Rossanda, che pure insieme al gruppo del Manifesto aveva vissuto lo scontro e la radiazione del PC, dice e scrive il giorno dopo che è morto Berlinguer, è morto un comunista. Ma non per la condivisione ovviamente della linea politica, lo dice perché, cito testualmente, per il modo di essere e di pensarsi rispetto a un compito. Nella sua austerità credo che Berlinguer abbia rappresentato una sintesi straordinaria tra figura umana e figura politica. Alcune sere fa, a proposito, parlavo prima con Peppe D'Angelo, che
come dire, Benigni un po' ci ha rovinato questa storia di Berlinguer ti voglio bene, però io ho rivisto questo film Berlinguer ti voglio bene, che è un film trasmesso in prima assoluta solo alcune sere fa su Rai 7, mi pare, su Rai 7. Io devo dire che è un film assolutamente irriverente, sacrante, però non per questo meno poetico. E lì c'è questo proletariato assolutamente disgregato, privo di coscienza di classe, che però, come dire, aspetta un segno, e aspetta un segno per fare la rivoluzione, e questo segno lo aspetta da Berlinguer. E dice che ci salverà Berlinguer, quindi questa figura salvifica, catartica. E va bene, torno dopo questa digressione, torno al volume che questa sera presentiamo. Lo diceva Angelo, è un volume con la prefazione di Aldo Tortorella e curato da Nappi, che questa sera con noi. Il libro individua due momenti: Napoli 19 settembre 1976 e 3 giugno 1984. Ovviamente, come dire, parliamo di due date che racchiudono quasi un decennio in cui c'è stata un'attività enorme, e anche e soprattutto sono cambiate completamente le condizioni politiche dal 76 all'84. E il libro si concentra soprattutto su Berlinguer a Napoli e in Campania. È corredato di splendide foto che noi sì, forse le avete già viste, vero? Sono una parte delle foto che sono contenute nel libro. No, poi non sentono me, guardano le foto, sì, e allora... No, non mi ascoltano, l'ho vista. È vero che sto parlando di cinema e quant'altro, e quindi non sto dicendo... Comunque, perché queste due date? 19 settembre 1976, Berlinguer interviene alla Festa Nazionale dell'Unità. Tre mesi dopo, la vittoria elettorale del PC alle elezioni politiche. È una vittoria straordinaria, il 34% di voti, che detto in numeri sono 12 milioni di voti. Cito una battuta di Umberto Eco che Tortorella riporta nell'introduzione per commentare questo risultato straordinario. Dice Umberto Eco a Berlinguer che qualche secolo prima, per giungere a un ruolo di potere simile al suo, sarebbe stato necessario uccidere qualche centinaio di persone. Ovviamente si riferiva a politiche staliniane che avevano utilizzato strumenti diversi. Secondo comizio, che viene riportato nel libro, è dell'84, sempre a Napoli, con i comunisti tornati all'opposizione dopo il fallimento del compromesso storico e dei governi di unità nazionale, e poco prima della morte di Berlinguer a Padova. La Festa dell'Unità, credo che abbiate visto le foto, ma io me la ricordo abbastanza, questa Festa del Nazionale dell'Unità del 1976, fu realmente straordinaria dal punto di vista della partecipazione, e l'Arena Flegrea fu recuperata grazie al lavoro di centinaia di militanti e di volontari. E Berlinguer, nel comizio alla Festa dell'Unità, ebbe il difficile compito di spiegare perché, a fronte di un successo elettorale così straordinario, PC si astenesse per consentire la formazione del governo Andreotti.
compromesso storico era stato già ampiamente teorizzato dopo il golpe cileno e si traduce comunque, forse in maniera anche un po' diversa dal modo in cui era stato teorizzato, come, come dire, come non 3 anni di non sfiducia e appoggio esterno ai governi monocolore di Andreotti. Io credo che, come dire, questa, poi abbiamo i nostri studiosi storici che si interverranno su questa cosa, perché poi credo che sia lo snodo centrale di quanto è accaduto in quegli anni, anche dal punto di vista delle conseguenze. Io credo che, come dire, si sia trasformato sostanzialmente in una sconfitta della classe operaia. Io credo che la classe operaia non si sia più ripresa da loro, non solo, ma lo accennava Angelo, si consuma una divaricazione totale tra i movimenti della nuova sinistra, i partiti della nuova sinistra. Io credo che il PC in quel momento ha segnato fortemente anche un'estraneità culturale rispetto a tutto quello che stava accadendo alla sua sinistra. C'è stato anche, come dire, un riflesso sul sindacato, ma io mi riferisco fondamentalmente alla CGIL, ci ricordiamo di quello che è accaduto, delle contestazioni all'AMA, all'università. Secondo discorso riportato nel volume è sempre a Napoli, il 3 giugno del 1984, in occasione dell'apertura della campagna elettorale per le elezioni europee. È chiaro, siamo in una fase completamente diversa. Da 4 anni il PC è tornato all'opposizione. Nel 1980 c'è quella che sarà definita la seconda svolta di Salerno dopo quella di Togliatti. Questa volta, come dire, questa svolta lega il suo nome a Salerno perché c'era stato il terremoto in Irpinia, quindi un evento casuale porta il PC a riunirsi, credo neanche a Salerno, forse in un hotel di vetri sul mare. E nel PC si aprì un confronto molto aspro voluto da Berlinguer sulla linea che egli stesso aveva avviato. Terremoto aveva colpito vastissime aree della Campania e aveva portato a galla la questione morale. È chiaro, la DC era fortemente implicata nella degenerazione della gestione del potere, quindi non c'era più la possibilità di percorrere vie che erano state teorizzate e praticate in precedenza. Diciamo che c'è anche un altro elemento: le elezioni del 79 avevano prodotto un calo dei consensi rispetto ovviamente al risultato straordinario del 1976. Il PC aveva perso voti proprio all'interno di quella che era la sua base storica, quella che ne definiva in qualche modo l'identità, gli operai e anche i giovani. E Berlinguer rilanciò la proposta dell'unità di sinistra, delle sinistre. Il discorso che viene riportato a Napoli, siamo già, come dire, in una fase diversa, cioè ci sono i movimenti per la pace fondamentalmente, ci sono i movimenti della pace e c'è, come dire, abbiamo avuto negli anni Ottanta le più grandi manifestazioni in Italia e in Europa del pacifismo, che credo, come dire, che abbiano inciso abbastanza anche su quello, penso agli accordi di Helsinki sul disarmo. E si modifica in qualche modo la politica del PC, nel senso che comincia ad esserci un avvicinamento alle tematiche differenti. Pensiamo all'austerità,
Berlinguer la immagina come una sorta, come dire, di comportamento non moralistico, più morale rispetto al consumismo. Riporto invece una cosa che scrive Bobbio sull'austerità. Dice: l'austerità in genere è una raccomandazione dei padroni e che solo con i sacrifici non si trasforma la società. Io sono, come dire, abbastanza d'accordo su questa linea di pensiero. Comunque, erano passati gli anni Ottanta, si era spento il momento propulsivo. La rottura di Berlinguer fu interpretata da molti non come la proposta di un nuovo e diverso comunismo, ma come l'impossibilità di realizzarlo. Qualcuno ha scritto che l'alternativa democratica in realtà è una ritirata trasferita ad offensiva, e io su questo lascio la parola ai nostri interlocutori. Grazie. Grazie per questa opportunità, sapendo che il libro che presentiamo stasera rappresenta sostanzialmente la parte attiva della mia esperienza politica. Dopo la morte di Berlinguer, sostanzialmente io, come moltissimi altri, abbiamo subito quello che è capitato. Prima esperienza importante da giovane comunista fu proprio il servizio d'ordine a una delle porte della mostra d'oltremare durante la festa dell'unità del 1976. Partimmo col pullman da Salerno e andammo a dividere quello che i compagni da fuori portavano, perché poi questo servizio d'ordine si trasformò in una sorta di picnic sull'erba della rinata mostra d'oltremare. L'84 è il momento in cui, con la morte di Berlinguer, in maniera forse anche simbolica, si chiude una fase per questo paese e comincia una fase completamente nuova, nella quale non si capisce bene che diavolo accade. Nel libro che abbiamo presentato ieri sera con Gianfranco a Eboli c'è un tentativo molto divertente di Gianfranco di dire: se non fosse morto. Lui ha avuto il coraggio di scriverlo, però, e di fare tutta una sorta di scadenze con le date, che in qualche modo ci dice che le cose sarebbero andate in maniera diversa. Non so se quella può essere la soluzione, sicuramente non sarebbe stato lo stesso. Purtroppo la storia è quella che abbiamo davanti agli occhi. Quindi ho anche qualche difficoltà, ho detto ieri sera, lo dico adesso, a raccontare questi libri, perché hanno moltissimi aspetti autobiografici. Io vorrei partire anche io da questa benedetta cosa del compromesso storico, facendo un parallelo. L'11 settembre 1973 l'aviazione cilena bombarda il Palazzo della Moneda e Salvador Allende, del quale ieri era il compleanno, si suicida con il Kalashnikov che gli è stato regalato da Fidel Castro, perché non può uscire vivo dal palazzo presidenziale. Subito dopo ci sono tre articoli su Rinascita, nei quali, a partire dalla questione del golpe in Cile, della situazione per la quale si è determinata quella condizione, Berlinguer lancia la proposta
della quello che poi diventerà chiamato, sarà chiamato compromesso storico, che era l'unione delle grandi famiglie culturali. Lui parla di gruppi culturali, non usa mai il termine partiti quando parla di comunisti, socialisti e cattolici, perché è ovvio che non si riferisce solo al C, al PSI e alla Democrazia Cristiana, ma si riferisce a masse che si muovono all'interno della società, che hanno una loro rappresentanza politica, ma è innanzitutto a loro che vuole parlare. 1973, guardate, ci sono i colonnelli in Grecia, c'è Franco in Spagna, c'è Salazar, c'è ancora il governo salazarista in Portogallo che finirà il 25 aprile dell'anno successivo con la rivoluzione dei garofani. È partito il piano Condor, cioè l'accordo fra le polizie segrete del Cono Sur, della parte meridionale dell'America Latina, che porterà nel 75 al colpo di Stato in Uruguay, nel 76 a quello in Argentina, con quello che hanno significato i desaparecidos, eccetera, che nel 73 lo ha fatto in Cile, e che ha come compito, si sa perché è venuto fuori dalle carte desegretate prima da Clinton e poi da Obama, uno dei compiti è quello di impedire la partecipazione dei comunisti italiani e dei comunisti francesi al governo. Chiaro? Berlinguer ha questo scenario di fronte. Il 74 è l'anno del golpe bianco di Edgardo Sogno. Quindi non c'è una situazione tranquilla, c'è una situazione nella quale quel famoso 51% non è sufficiente a governare. Aveva torto, aveva ragione, non lo so, però è un punto. Negli stessi giorni, cioè attorno al 20 di settembre, 10 giorni dopo il golpe, a Santiago si presenta Bettino Craxi, a capo di una delegazione dell'Internazionale Socialista, di cui fanno parte altri tre personaggi, lui è il vicepresidente sia del PSI che dell'Internazionale Socialista, perché vuole andare a mettere dei fiori sulla tomba di Allende, che è stato sepolto in maniera clandestina nel cimitero, in uno dei cimiteri di Viña del Mar, che è una città poco distante da Valparaíso. Craxi, nonostante quello che gli dicono in ambasciata, si presenta con questi garofani e trova i carabineros schierati, che gli dicono in maniera italiana: se fai un altro passo ti spagliamo. Tanto è vero che Craxi posa i fiori e se ne va. Chi si pone il problema di questo paese, del nostro paese? Craxi, che cerca il colpo di scena di tornare in Italia con Paolo Utter, figlio di un medico importante torinese, che è stato sequestrato ed è prigioniero nello Stadio Nazionale, che però sarà liberato quando Craxi è già in Italia, o Berlinguer, che si pone il problema di evitare o di tentare di evitare che possa esserci una deriva golpista anche in Italia? Certo, ci dicono dal Cile che il compromesso storico si fa con il fucile comodo, ma è questo? Io non lo so, per cui questo giudizio sul compromesso storico e su quello che ha rappresentato, insomma, io lo terrei un attimo tenendo conto anche di quello che è lo scenario internazionale e di una grande lucidità che Berlinguer ha, secondo me, di capire quali sono i pericoli che ci sono. '73. Dopo le grandi vittorie del 75 e del 76, però forse i compagni ricorderanno, quelli più anziani soprattutto, che nel 75 il clima è di euforia, nel 76, nonostante si sia andati avanti ancora rispetto all'anno precedente, c'era più di qualche preoccupazione, perché la situazione non era proprio tranquilla. E lui all'inizio del 77, in due convegni, non in uno, il 15 e il 30 di gennaio,
lancia questa cosa dell'austerità, occasione per trasformare l'Italia. E lo fa, guardate, non a caso, alla fine del convegno degli intellettuali a Roma, all'Eliseo, il 15, il 30 però lo va a fare all'Assemblea dei lavoratori comunisti della Lombardia. La strada la indica, la ricorda Tortorella, riprendendo un pezzo dell'intervento di Berlinguer a Napoli. Dicendo, parlando di quello che deve essere un partito comunista ben determinato a rimanere tale nella versione italiana. Vale a dire capace, dice Berlinguer, di non smarrire mai la sua fedeltà alla causa dei lavoratori e all'idea della costruzione di una società nuova, socialista, nella democrazia e nella libertà, e dunque diversa da quella cinese e da quella russa. 76, non 84. Ma se volete, ancora prima, gira in rete un intervento a Tribuna Politica di Berlinguer del 69, Berlinguer è da poco vice segretario, in cui lui fa un'affermazione con Colombo sull'idea della libertà e dice che i comunisti italiani sono per costruire un paese nel quale ci siano tutte le libertà politiche, ci sia una pluralità di partito, ci sia una libertà di associazione, ci sia una libertà di pensiero, in cui siano garantite tutte le libertà tranne una, che è la libertà di sfruttare un altro uomo. Ed è già però, come dire, un Berlinguer diverso, quello dell'austerità, diverso da quello del 73. Sono tanti i Berlinguer che ci sono in questi anni. Perché il Berlinguer dell'austerità, che non è pauperismo, è una cosa, guardate, che se la dice la Thunberg è diventata rivoluzionaria. Quando ha detto Berlinguer all'epoca, certo che stai interpretando. Non si può assecondare la crescita infinita del consumo di fronte a beni che non sono infiniti. Non è pauperismo, non è chiedere i sacrifici ai poveri, è riconoscere la necessità di... Noi questa cosa l'abbiamo accettata forse in maniera un po' acritica. Una Fiat 126 che non può circolare sulle strade della Lombardia produce meno inquinamento di un SUV che però può circolare sulle strade della Lombardia. Questa è una forma degenere di guardare al futuro, perché significa semplicemente cambiatevi la macchina, aumentate a consumare. Ed è esattamente quello contro cui lotta Berlinguer. Poi gli errori ci stanno, ma insomma, consentitemi però di non... che non sono io a fargli le bucce, non lo voglio santificare, ma perlomeno. Ma questo già è un altro, e siamo nel 77. L'anno dopo c'è il caso Moro e poi nell'80 c'è la chiusura di un'altra fase. E ci sono due temi che dall'80 in avanti vengono posti con forza da Berlinguer, perché uno è stato ricordato, è la questione degli armamenti, dei missili, della pace, dove lui e un signore che era nelle fotografie, si è intravisto, che era Pio La Torre, hanno fatto una serie di operazioni, due manifestazioni a Comiso, la manifestazione nazionale a Firenze e poi la straordinaria manifestazione ottobre a Roma. Ma c'è un secondo tema che Berlinguer pone, che è quello della questione morale. Stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta. Allora, voglio chiudere. Berlinguer è un visionario,
è uno che guarda lontano e lo racconta nell'adesso, racconta nell'oggi una prospettiva. Ma guardate, questa è la politica, è la capacità di prospettare, di produrre idee per il futuro, ed è esattamente il contrario di quello che si fa oggi, dove sono limitati a oggi pomeriggio, insomma, la mattina al pomeriggio e il pomeriggio per la mattina dopo, più di quello non riescono a fare. E non sto parlando del governo, o solo del governo, la cosa è abbastanza generalizzata. La domanda però che a questo punto mi pongo è: perché Berlinguer oggi è tanto amato? Vivo non lo potevano vedere forse nemmeno tutti quelli che stavano nel suo partito, che era anche mio. Morto corriamo il rischio, diceva Angelo, di santificarlo. Guardate, io credo che la colpa sia di Giorgio Gaber. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Se si snatura la figura di Berlinguer, lo si fa diventare una brava persona, tutti quanti possono ammirare Berlinguer. Berlinguer era orgogliosamente un comunista italiano. La parola viene in qualche modo comunista, viene in qualche modo cancellata, perché questo consente di guardare a tutti gli aspetti umani, meglio, hai ragione, che però non possono essere staccati da quelli politici. Io ricordo un'intervista a Berlinguer malato, gli chiesero che cosa faceva, cioè, mi sono letto un po' di Marx giovanile, eccetera, eccetera. Cioè, ma lei si è mai pentito della sua scelta? Cioè, no. Io ho scelto di stare con i lavoratori, l'ho scelto quando ero giovane e me lo sono portato, come dire, anche nel letto della malattia, e poi lo porterà alla morte. Fateci caso, i comunisti per fortuna campano assai, gli unici che muoiono giovani sono i comunisti segretari nazionali del partito, perché evidentemente è in qualche modo un lavoro che logora Berlinguer, prima della campagna elettorale per le europee, aveva annunciato che sarebbe andati a una discussione profonda dopo le elezioni all'interno del partito, per capire se c'era ancora una maggioranza intorno a Berlinguer. Per cui oggi non c'è una maggioranza intorno a Berlinguer, c'è un'unanimità intorno a Berlinguer, e la cosa onestamente non mi convince granché. Abbiamo chiesto a Titti di intervenire in questa iniziativa, non solo perché è una brava compagna che conosciamo da tanti anni, eccetera, ma perché lei rappresenta, come dire, un percorso di, diciamo, strano, ingresso del PC dopo la morte di Berlinguer. E quindi voglio dire, spero che ci sia anche altri punti di vista su questo. Sì, infatti sì, diciamo, sentendo sia gli interventi di Mary e di Beppe, diciamo, ho avuto un momento di difficoltà, perché che penso di superare partendo da me, insomma, raccontando me, raccontando il mio percorso e come solamente nell'84, immediatamente dopo i funerali di Berlinguer, ho deciso di iscrivermi al Partito Comunista. La mia esperienza è fondamentalmente, anche se con caratteristiche diverse, vabbè, insomma, del mondo giovanile in rivolta, cominciato a fare politica giovanissima nei gruppi cosiddetti extraparlamentari, e lo dico così, in maniera sincera, io faccio parte di quella generazione che gridava nei cortei Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer, che c'entra il primo con gli altri tre, per dire il quattro. Negli anni, ecco, se rifacendomi a quello che già diceva Mary, io
non ho capito e contrastato il compromesso storico, ho capito un po' meglio, devo dire la verità, l'elemento dell'austerità. Devo ringraziare in verità la prefazione di Aldo Tortorella, perché quella prefazione finalmente, dopo tanti anni rispetto ai quali avevo dei dubbi, ho capito perfettamente che cosa intendeva per compromesso storico Berlinguer, insomma è quello che in qualche modo ci ha detto anche Beppe. Non ne voglio fare un mito, non ne sono stata sempre convinta, ma per esempio rispetto alle politiche dell'austerità io credo, diciamo, in un ragionamento fatto sulla presenza nella CGIL, nelle situazioni concrete e anche nel contrasto, che sia stata interpretata in malo modo, e da quello che ho letto con l'assoluto contrasto di Berlinguer, nella politica dei sacrifici. E come diceva Berlinguer, ogni volta che la classe operaia mette in moto un meccanismo, come dire, di sacrificio rispetto ai padroni, è ovvio che i padroni prendono il sopravvento. Penso che ne avesse l'assoluta consapevolezza. Quindi c'è stata un'interpretazione, io credo, all'interno, per quello che ho letto, perché un'interpretazione, una rappresentazione che non aveva nulla a che fare con il concetto di austerità. Ma voglio tornare un attimo indietro, questo giusto per dire, diciamo, il mio percorso e come progressivamente sono arrivata a Berlinguer. Voglio partire però prima da un dato, dai dati di fatto. C'è stata nei mesi scorsi la mostra di Berlinguer al Mattatoio, che solamente quella fatta a Roma ha visto la partecipazione di più di 65.000 persone. Non è soltanto la mostra della nostalgia, non ci sono andati soltanto quelli della mia età, vecchi comunisti e, diciamo, comunisti nel senso di iscritti al Partito Comunista arrivati più tardi, ma dato straordinario la presenza di molti giovani e soprattutto di molte donne giovani, di molte giovanissime. Un dato, rappresento l'oggettività del fatto. Un secondo dato è che nel corso degli anni, a partire dal 2010, ci sono stati su molti blog aperti da giovani nati dopo la caduta del muro di Berlino, intitolati a Berlinguer. E se permettete voglio portare anche un'esperienza personale, perché ci deve far riflettere, io credo, su come i giovani di oggi vedono Berlinguer e di come noi giovani di quei tempi abbiamo vissuto la linea politica del PC, o almeno io mi sono interrogata su questo, la linea politica del PC e in che modo ci siamo rapportati. Quindi dicevo i blog, e se permettete anche un'esperienza personale, mi è capitato all'ultimo congresso nazionale del mio partito, in un momento di intrattenimento, una cena con dei giovani compagni, io raccontavo a questo compagno con me che io sono arrivata a iscrivermi dopo la morte di Berlinguer al PC. Ovviamente poi, insomma, sono stata nei pochi anni fino alla svolta della Bolognina, il congresso e una brevissima fase di coabitazione interna tra quelli del sì e quello del no sulla base dell'input di Ingrao, Rimaniamo, eccetera eccetera. Poi, date anche le condizioni di quello che era, avevamo un partito governato da quello che attualmente è il presidente della regione, potete immaginare quale clima di insignificanza potesse avere, se non di assoluto mettere a tacere, potesse avere una rappresentanza, di non di opposizione, ma comunque di un punto di vista diverso all'interno del partito, insomma, quelli che ci siamo capiti tutti, credo. Raccontavo questa cosa, come c'era arrivata l'emozione, come avevo vissuto la morte di Berlinguer. Io tenevo un quaderno in cui mettevo giorno per giorno
il bollettino medico, la disperazione, il dolore e poi la grande, grandissima partecipazione funerale, dove insomma io ricordo, pur avendo partecipato a tantissime manifestazioni sindacali, era una cosa travolgente, emozionante, straordinaria. Ecco, ci si interroga. Io ho cominciato, diciamo, a interrogarmi rispetto al mio percorso, che non rinnego, sia ben chiaro. Cioè io non, no, scusate, dicevo, parlavo con questo compagno, se no non ho detto niente, e questo giovanissimo compagno si è messo a piangere e mi ha detto: io mi sono formato leggendo Berlinguer. Allora, come dire, sono questioni per me importanti, perché se dei giovani che non hanno vissuto quegli anni, quelli che sono i giovani ragazzi di 20 anni, che sono giovani ora, dicono: mi sono formato su Berlinguer, e gli scappano le lacrime mentre tu gli racconti come ci sei arrivata tu e la morte, il funerale di Berlinguer, un qualcosa ci deve essere. Ripeto, non voglio portare al mito, perché io stessa ci sono arrivata con una fatica e con un'elaborazione, e non rinnego la partecipazione ai movimenti giovanili anche con tutte le loro caratteristiche. Non sono completamente d'accordo su una relazione del tutto negativa da parte del PC di Berlinguer. Sì, c'è stata quella fase del 77, Pecchioli, eccetera, eccetera, lo ricordiamo tutti, e compagnia cantante. Non confonderei Lama con Berlinguer, sinceramente, anche se io non avrei mai fatto, non sono mai stata un'autonoma e non avrei mai fatto quello che venne fatto nei confronti di Lama. Quel tipo di contestazione non mi piace, non mi appartiene. Però io c'è stata, però, come dire, una già verso il 75-76 c'è stata già una grande attenzione del PC nei confronti del PC di Berlinguer, e c'è stata una grande attenzione, una straordinaria attenzione nei confronti del movimento femminile. Berlinguer parla apertamente, dice apertamente che la rivoluzione femminista è, come dire, non ci può essere rivoluzione, intendendo trasformazione e cambiamento generale della società, senza la rivoluzione femminista. Incoraggia le compagne e in un confronto, un'iniziativa con Lalla Trupia, le dice: perché parli di maschi e invece non usi la parola maschilismo? Ancora oggi ci capita con compagni che amiamo e che rispettiamo e che vogliamo bene, che se gli diciamo siete dei maschilisti si arrabbiano in una maniera incredibile. Per dirvi, allora, io quello che ho amato, ecco, lo dico in sintesi perché non voglio far perdere molto tempo, io quello che ho amato e che amo tuttora in Berlinguer è la ricerca onesta e coraggiosa, non riesco a spiegarlo in altro modo, nel senso che ci potranno anche essere lo stesso elemento di dubbio di Peppe, no? Cioè, non sta a me a giudicare, non sono una storica, io parlo di quello, di come l'ho vissuto, delle mie percezioni. Però ci sono delle cose straordinarie. Allora, una è il femminismo, l'altra il rapporto con i giovani che si ricompone sulla grande mobilitazione dei movimenti, grande sostegno dei movimenti per la pace. L'altra ancora, a cui questo è un episodio che voglio raccontare perché l'ho letto proprio in questi giorni, provando a dare il mio contributo a questa iniziativa. Berlinguer, che è durissimo nella prima fase con i giovani, viene scosso dalla partecipazione del figlio Marco al corteo sotto Botteghe Oscure, in opposizione ovviamente al PC. Questa cosa lo scuote molto, lo fa riflettere, e dice qualche tempo dopo: questi sono figli nostri. C'è un'altra cosa, non la voglio portare, anche perché ci tengo molto a sentire i compagni. Dicevo, quello che
perché io ho percepito a un certo punto dell'attività politica, che arrivata al 76-77 c'era di fatto, no, con il terrorismo, con le Brigate Rosse, almeno per quanto mi riguarda, ma non soltanto questo, non solo per quanto riguarda me, c'era la necessità, come dire, di fermarsi e di capire e di ragionare. E lì io ho cominciato a leggere, a comprare insieme al Manifesto l'Unità, a capire che era questo partito comunista, e mi sono usciti fuori tutti questi elementi che a me sfuggivano. Cioè, era il riformista, noi eravamo i rivoluzionari, era un percorso netto, secco, e invece questa ricerca continua e questo stare sempre dalla parte del, come dire, dalla parte di chi subiva l'ineguaglianza, da chi subiva lo sfruttamento. Per me è fondamentale il Berlinguer che dice piccolino e minuto su questo enorme palco a Mosca, credo, non lo so, comunque in Unione Sovietica, che dice: noi abbiamo la nostra, bisogna costruire il comunismo con la democrazia, e non ci devono essere, ci possono essere partiti fratelli, ma non ci può essere chi comanda, un partito, diciamo, che comanda e gli altri che sono sotto. E vogliamo parlare dell'Europa, Berlinguer dice che l'Europa deve essere l'Europa di Altiero Spinelli, ma come moderna e contemporanea, deve essere l'Europa indipendente dall'America, indipendente, come dire, deve avere una sua forza autonoma, e deve essere un'Europa di pace e solidale. Straordinario, sarebbe potuto essere il programma per queste nostre ultime elezioni in Europa. Insomma, qualcuno si sforza di farlo, adesso farlo un po' di Cicero Prodomomeo. E quindi è questo per me. E poi è l'immagine straordinaria di Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat con la sconfitta di Mirafiore, che dice: siete stati sconfitti, ma è una sconfitta nostra, e noi ci saremo sempre, e il PC mette a disposizione le sue donne, i suoi uomini, le sue intelligenze, la sua cultura, la sua organizzazione. Allora dice: te piace l'eroe? No, a me piace, ripeto, ho amato e amo tuttora molto Berlinguer, per me è un punto di riferimento, perché è stato sempre dalla stessa parte. Perché anche negli errori era la ricerca di portare le classi subalterne al governo del paese, e quindi, come dire, se anche errori ci sono stati, c'è questo elemento che per me rimane l'elemento fondamentale. E poi c'è una questione che penso che, e con questo chiudo, che per me è monito, è veramente insegnamento, è direzione di vita, di appartenenza politica, del modo in cui si fa politica, e che ritengo che sia l'elemento fondamentale, come dire, che dovrebbe essere ripraticato, insomma è un progetto ambizioso, in questa fase di antipolitica, di gente del 50% di persone, del più del 50%, del 50% di persone che vanno a votare, dell'astensionismo di massa, cioè della distanza dalla politica. Lo leggo perché ci sono tante frasi di Berlinguer straordinarie, noi tutti, io per prima, le usiamo nelle fasi elettorali, compresa quella dell'ultimo comizio, casa per casa, quartiere per quartiere, come dire, ma quella che per me rappresenta l'essenza della politica di Berlinguer, e che, ripeto, dovrebbe essere, è quella a cui dovremmo tendere tutti noi che facciamo politica a sinistra, è questa qua, ovviamente in maniera, come dire, tendere, ecco. Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, viviamo in un mondo terribile, no? Il nostro,
tra parentesi, se si sentono alla mostra i discorsi, scusatemi, di Berlinguer sulla Palestina è qualcosa di straordinario. Oggi come oggi Berlinguer verrebbe considerato un filo terrorista, straordinario, veramente straordinario. Ci sono cose in quella mostra che veramente, per dire l'attualità, ti sembra che dici vabbè, sta parlando ora, sta parlando dell'oggi. Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato e messo a servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. E questa è, secondo me, la frase che segna. La lotta per questo obiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita. E per me, per le guerre, è stato questo. Adesso tocca a Ernesto Scinza, che per i salentinari è un nome molto noto, è una garanzia, ed è un compagno che, se ho fatto bene i conti, la maggior parte della sua vita politica l'ha fatta al di fuori del PC. E anche quella parte che ho fatto nel PC è stata una parte un po' contrastata. Posso solo fare una piccola digressione? Anche perché molti compagni che venivano dalla sinistra rivoluzionaria che sono entrati nel PC non erano italiani, perché questo rapporto dualistico che noi avevamo con il PC era molto sentito. Faccio un esempio: nel 1975 lotta continua diede indicazione di voto a PC alle amministrative, quindi c'era anche questa cosa. Sì, sì, tante cose. Ma perché le cose sono complesse, questa è la verità, e allora non rendiamolo troppo semplice. Io vorrei evitare, insomma, cioè di cadere un po' nella nostalgia. È facile per chi ha più di 40 anni, di 40 anni cadere nella nostalgia, anche perché in effetti poi questa nostalgia è il nostro, se il ritorno, no? E ritornare, insomma, cioè dove? A che punto? No? Non ha senso. Però è anche vero che noi dobbiamo essere lucidi, dobbiamo capire che dobbiamo misurare la distanza rispetto ai tempi, no? Di cui stiamo parlando. Anche perché questa distanza, diciamo, è veramente enorme e rischia di essere una distanza non soltanto del tempo, ma anche una distanza di generazioni, di percezioni, di esperienze, di linguaggi, di capacità, diciamo, di empatie. Quindi dobbiamo davvero, insomma, cioè, fare un grande sforzo e cercare di comprendere, insomma, alcune cose. Cioè dobbiamo innanzitutto partire da una domanda: perché oggi in effetti noi parliamo di Berlinguer, insomma, perché sentiamo l'esigenza di parlarne, perché veniamo sollecitati a parlarne, anche perché c'è stato un tentativo davvero terribile di riappropriarsi, no? di alcuni momenti di questa straordinaria storia, che è la storia delle classi subalterne italiane. E non dico soltanto del movimento operaio, non dico soltanto degli operai, dei sindacati, parlo di classi subalterne. E, per esempio, una cosa che mi ha colpito di questo bel libro che ha curato, insomma, cioè, assieme agli altri amici, no? Dei discorsi meridiani Gianfranco, e il fatto di aver corredato questi due, il resoconto di questi due grandi discorsi di Berlinguer e dello straordinario intervento di Aldo Tortorella, con una serie di foto. Ora queste foto, vabbè, Aldo Tortorella per esempio dice a un certo punto, parla di quelli che stavano sul palco con Berlinguer, no? Alla festa dell'Unità di Napoli, quella a cui molti di noi hanno partecipato.
Io ricordo che sono stato con mamma, una tessera del 44, a quella festa. Perché per lei, insomma, cioè il segretario del partito, qualunque fosse, era il segretario del partito. Anche quello che qualche giorno prima magari lei non sopportava, a un certo punto, quando diventava il segretario del partito, mamma faceva: Ernesto, ma sai, questo pochetto non è tanto male. Solo con Renzi non è riuscito a fare questa cosa, cioè, era veramente troppo anche per lei. No, no. Però insomma, cioè, quando cambiamo di segretario, e con Berlinguer è la stessa cosa, però questo Berlinguer, non è male. E siamo andati ad assistere con lei, appunto, con i ragazzi che erano piccolissimi. Diciamo, siamo andati a seguire questo intervento della conclusiva della festa di metà di anno. E Aldo Tortorella dice: c'è qualche cosa che è successo lì che ci ha spiazzato e che addirittura ha anticipato qualche cosa che poi si sarebbe verificato. Cioè, il palco era troppo alto rispetto alla platea enorme, sconfinata, no? Dei partecipanti alla festa, una festa straordinaria, però c'era questo dato, no? di questa distanza, e lui dice: abbiamo temuto, alcuni di noi, che in effetti si verificasse, diciamo, qualche cosa, un distacco, anche perché la delega che veniva al partito allora, e che tutti quanti noi, anche noi della sinistra, diciamo, estrema, radicale, diciamo, percepivamo così, la delega al partito era forte. E infatti questo gruppo di gente si guardava e si diceva: ma come faremo a rispondere? Saremo in grado di rispondere a queste istanze? Ecco, le istanze non erano soltanto degli iscritti, no? Oppure delle categorie organizzate. Le istanze erano delle persone che non avevano mai avuto nulla, che rivendicavano spazio, parola. E sono quelle che sono rappresentate dalle foto. Contadina del Cilento, braccianti, ragazzi che stavano lì quando Berlinguer è venuto a Salerno dopo il terremoto, che stavano lavorando con le mani nel fango per cercare di tirar fuori qualcuno ancora da sotto le macerie. Ed erano persone a cui il partito si sentiva il partito. Si sentiva, e i dirigenti dovevano sentirsi responsabili, perché dovevano dare qualche cosa, dovevano dare una risposta, perché lo richiedevano, perché erano quella parte di popolo che per secoli aveva subito tutto, che era stato espropriato di tutto e rischiava di perdere anche la speranza di un cambiamento. Bene. Allora, cioè, questa è la domanda che noi dobbiamo porci, no? Perché Berlinguer? Perché Berlinguer ha rappresentato anche questo. Poi ha rappresentato anche qualche cosa, noi poi ci ragioniamo, poi gli storici ci scavano, poi i politici, insomma, cioè, approfondiscono. E allora noi scopriamo, insomma, tante cose, no? E scopriamo che, per esempio, Berlinguer aveva una sensibilità straordinaria che era tutta politica, di un elemento che è fondamentale per, diciamo, per fare politica in Occidente, soprattutto in Italia, cioè il condizionamento internazionale. E qui ci sta anche il rapporto stretto con la politica di Togliatti, di cui il compromesso storico, non lo percepivamo allora, era la conclusione logica, storica, non soltanto ideologica, naturale quasi. E guardate che se andiamo a scavare,
E se togliamo dalla nostra testa allora i dibattiti troppo ideologizzati, che creavano e riproponevano fratture antiche all'interno del movimento operaio italiano, diciamo, la politica di Togliatti non era la politica che fin dall'inizio era l'emanazione, no, della politica stalinista, oppure degli accordi fra i grandi paesi, non era questo. Era un tentativo invece di creare uno spazio autonomo in cui in Italia si potesse costruire e sperimentare qualche cosa. Guardate, c'è un momento nel 1947 in cui si verifica qualcosa di straordinario. Togliatti non aveva, diciamo, la fortuna che poi, diciamo, in qualche maniera avrebbe potuto continuare ad avere, diciamo, Berlinguer, cioè di avere come interlocutore Aldo Moro. Un Aldo Moro teneva come interlocutore qualcuno che era meno coraggioso, ma era anche vero che era il risultato, diciamo, di condizioni storiche. L'Italia veniva da quel disastro, non aveva nessuna possibilità, diciamo, di dire una parola, era non solo ridotta in miseria, ma addirittura senza dignità e senza la possibilità nemmeno di essere ascoltata. Quindi si capisce anche la condizione di miserabilità con cui venivano in qualche maniera relegati gli esponenti politici, no, dell'Italia che si stava cercando di ricostruire anche come identità, come paese, come Stato, come Repubblica, come una comunità organizzata, politica e non solo politica, ma anche culturale, ma anche addirittura antropologica. Perché guardate che il fascismo, cioè, e poi quello che è significato, e la rottura che si sono, e le rotture e gli scontri che si sono verificati, hanno creato una frattura straordinaria nel tessuto, non solo sociale, del paese. Noi non l'abbiamo mai risanata quella ferita. Il fatto che la guerra, diciamo, di liberazione è stata, come dice giustamente, secondo me, Pavone, tre cose assieme, contemporanee, è qualcosa che noi dobbiamo tenere presente. Non è stato soltanto uno scontro politico, non è stato soltanto una battaglia ideale, non è stata anche una guerra civile. È stato anche, insomma, cioè un confronto fra visioni del mondo, fra interessi costituiti, ma anche fra persone che erano diventate cose diverse, antropologicamente diverse. In quegli anni, cioè, l'italiano guardava l'italiano con un altro tipo di occhi. Si poneva il problema: ma chi è quello che mi sta di fronte? Che cosa può farne di me? E fino a che punto io posso essere sicuro che questo non mi venda per 5.000 lire ai tedeschi? No? Oppure che accompagni i tedeschi a massacrare la mia famiglia o il mio villaggio o il mio piccolo paese? Guardate che sono cose straordinarie. Quella canzone che si gridava, che si cantava anche tra i partigiani, Pietà le morta, la dice lunga. Ok? Allora, noi siamo quelli, l'Italia era quella cosa lì, e Togliatti, quando viene in Italia, crede di poter aprire una possibilità. Va bene? Una possibilità. Il discorso che fa a Napoli, e poi la svolta di Salerno, la famosa prima svolta di Salerno, che noi abbiamo liquidato allora in maniera ideologica, perché riproponevamo le divisioni ideologiche degli schieramenti che avevano, diciamo, frazionato la sinistra storica italiana per decenni. Non era una cosa, insomma, cioè da sottovalutare, da prendere così alla leggera. Non era soltanto la riproposizione del verbo che veniva da... Non era l'uomo di Mosca. Questa è la verità.
e ha tentato un'operazione straordinaria, di fondare le condizioni perché in effetti in Italia si potesse sperimentare qualche cosa di nuovo. Noi allora dicevamo, ma lui non voleva fare la rivoluzione, ma che cosa sarebbe questa rivoluzione che volevamo fare anche noi? Parliamoci francamente. È chiaro. Ma non solo, ma è chiaro, c'era la Grecia, c'erano state anche altre esperienze, ma il discorso era un altro. Lui pensava, insomma, cioè che potesse avere un interlocutore dall'altra parte. C'è, diciamo, quel momento straordinario, sapete, in quei momenti in cui in qualche maniera si aprono, diciamo, ci si apre, no? Ci si apre uno squarcio nella dialettica politica in cui diciamo, esce fuori una nuova luce che ci permette di buttare dentro uno sguardo diverso. Nel 1947, dopo che diciamo, De Gasperi era andato a subire il ricatto, no? In America, mentre si stava tra l'altro discutendo nella Costituente, perché voi sapete che la Costituente la mattina diciamo, era un Parlamento normale, il pomeriggio si trasformava invece magicamente in un'altra cosa, no? In una diciamo, unità di straordinarie intelligenze politiche e culturali ed etiche e morali che si erano posti il compito di creare le condizioni per una Repubblica italiana come l'Italia non l'aveva mai immaginata. Non è un caso che parlando fra di loro, in quel periodo per esempio ci fu la commemorazione anche diciamo, della Repubblica Romana, no? La prima straordinaria, una che aveva fatto una Costituzione che non era mai andata in vigore, perché che i costituenti, no, romani vollero, diciamo, su indicazione di Mazzini, comunque promulgare, anche se in effetti già le armate insomma, francesi avevano già dilagavano per la città, avevano già distrutto tutto, però hanno detto noi lo dobbiamo fare e comunque promulgarono una Costituzione che non ebbe nessun futuro. Però è stata una Costituzione che ha anticipato molto dei grandi articoli della nostra. Per esempio, il famoso nostro terzo articolo viene preso quasi letteralmente dal secondo articolo della Costituzione romana. E siccome il primo articolo della Costituzione romana era quello che diceva dichiariamo diciamo, ufficialmente finito il potere temporale dei papi, vuol dire che era il primo articolo, il nostro famoso grande terzo articolo, quello che diciamo, pone le basi per i diritti di eguaglianza, i diritti sociali, i diritti economici, no? Della persona e delle comunità. Bene, diciamo, quando ci fu questa cosa, a un certo punto Togliatti intervenne e quasi diciamo, accusò di mancanza di coraggio De Gasperi, dicendo, facendo capire, io ho avuto il coraggio e ho rischiato di mettermi contro Stalin. E tu invece non hai voluto e non te la sei sentita di mantenere fede a un impegno che avevamo preso assieme e praticamente hai ceduto al ricatto americano. Questo era. Dopodiché chiaramente la storia cambia segno. E non, cioè, dopo il 47 c'è la straordinaria insomma, cioè, promulgazione della Costituzione, ma tutti quanti sanno che quella Costituzione sta lì, però deve ancora diventare qualcosa di vivo. Non è un caso che la strategia del partito poi diventa quello dell'attuazione fino in fondo della Costituzione. Cioè addirittura insomma, diventa quasi un obiettivo di formalismo giuridico, no? Va bene? Ma qualcuno può dire ma come? Insomma, cioè, ancora questa storia qua diciamo, che dobbiamo attuare diciamo, gli articoli della Costituzione, quando sta succedendo quello che sta succedendo. E l'Italia stava cambiando insomma, in una maniera terribile.
e anche lì praticamente. Bene, poi ci sta un altro momento che è quello appunto, diciamo, in cui ancora il condizionamento internazionale pesa, no? Che è quello del 56, no? Un momento terribile che spacca il Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista all'interno, in maniera terribile. Guardate che è facile dire così, ma guardate che nel Partito Socialista c'erano quelli che erano d'accordo con l'invasione, diciamo, dei carri armati russi in Ungheria. C'era questa cosa, così come... ci sono state le conseguenze di lunghissimo, diciamo, periodo, no? Che si sono determinate dopo quella posizione. Una posizione ambigua, molto ambigua quella, no? Una posizione, insomma, in cui una parte del gruppo dirigente si schiera contro, però in effetti un'altra parte no. Ed è un'altra parte, quella che appoggia l'invasione dei carri armati, diciamo, sovietici in Ungheria, che non è facilmente e immediatamente identificabile con la destra, la sinistra e il partito. C'erano esponenti di destra ed esponenti di sinistra, no? Che erano d'accordo, diciamo, sulla presenza dei carri armati sovietici. Quindi vuol dire che era molto più complicato il rapporto, diciamo, anche sulle questioni internazionali. C'era poi, diciamo, la questione che per esempio Togliatti sentiva molto, diciamo, del ruolo, no, che avevano le immagini, no? Perché la mentalità, la percezione della gente è cultura, no? E quindi il modo come diciamo, le figure, il mito di Stalin era stato vissuto da coloro che durante il fascismo combattevano, no? Era una cosa che andava tenuta presente, perché quella cosa lì c'era, ok? E poi, allora io dico, quando Berlinguer, diciamo, riprende e porta fino in fondo la strategia che era stata quella togliattiana dell'unità delle grandi forze culturali del nostro paese, è perché quella è una strategia di lunghissimo periodo, che aveva avuto una gestazione forte, radicata, ma che era stata comunque contrastata, che non era stata tranquillamente acquisita anche dentro il partito, no? E quando Berlinguer poi percepisce anche, e gli altri percepiscono, il movimento operaio internazionale, che ancora aveva appunto un unico partito. Ricordate, diciamo, la discussione che si faceva in quel momento anche, diciamo, tra Togliatti e Mao Zedong, era questo qua: siamo d'accordo col compagno Togliatti, però ci deve essere un partito unita nel movimento operaio internazionale, mentre dall'altra parte c'è il tentativo di dire creiamo invece un policentrismo all'interno del movimento, diciamo, internazionale. Ed era il tentativo, no? In qualche maniera di creare uno spazio che era la proiezione di che cosa? La proiezione a livello internazionale, quindi consolidando quello che in effetti si stava tentando di fare italiana, delle varie vie nazionali al socialismo. Ok, queste erano le cose. Berlinguer, insomma, c'è parte da qui. Non è un caso che Berlinguer si scontra sul piano internazionale con gli stessi problemi. Cioè, sono gli stessi problemi. E non è un caso che Berlinguer ha questa sensibilità internazionale, per cui dopo, come dicevano anche, diciamo, gli amici, i compagni, i fratelli e le sorelle che mi hanno preceduto, cioè fa riferimento, la riflessione parte dal Cile, cioè lì è il dato, no? Perché lì è il segno della contraddizione massima in cui quell'assetto del mondo ormai produce, diciamo, indisponibilità, produce disastri, non garantisce sicurezza a nessuno, da una parte e dall'altra. Il discorso, per esempio, del, diciamo, anche qui
se lo vediamo in quest'ottica, della, diciamo, la terza via è, diciamo, è l'eurocomunismo, che qualcuno ha visto quasi come un ritorno, no, di ortodossia. Non volevo usare la parola socialdemocrazia, Berlinguer, e quindi in effetti propone questa strategia dei tre grandi partiti comunisti dell'Occidente, che in qualche maniera, diciamo, tendono a dialogare fra di loro. È un'occasione, insomma, cioè che si fa avanti, ma la verità è un'altra. La verità è che è in Italia che dobbiamo cercare di trovare le condizioni perché questa speranza, no, degli ultimi del mondo che ci hanno affidato, diciamo, da sempre non venga delusa, perché di questo si tratta. Ecco perché il fascino di Berlinguer non lo percepiamo, no? Non lo comprendiamo, non è facile interpretarlo, non è facile rendere, diciamo, renderlo parola, però non lo percepiamo. Perché ci sta questa cosa qua? Perché lui in effetti non vuole andare contro questa speranza che nei secoli, no? Chi non ha mai avuto niente, in effetti deve coltivare, e a cui noi dobbiamo rispondere, perché è un dovere morale rispondere. La questione morale è questa. Poi dopo la questione morale è diventato il fatto di, no, giudiziaria, di non prendere soldi, ma la questione morale è questa. C'è anche una parte di rischio, perché Berlinguer, quando ne parla la prima volta a Napoli, è perché dice: adesso siamo diventati un partito che sta governando tanto, e quindi, compagni, attenti a noi. Però la questione morale, la moralità di Berlinguer che noi percepiamo, è questa. È una moralità antica, radicata nell'animo, diciamo, e nella notte dei tempi dei poveri, dei proletari, degli indigenti, degli analfabeti, di quelli che sono stati costretti a lavorare a 5 anni, ad andare nelle miniere del Sulcis, nelle miniere, a 5 anni, fino a quando non ci muoiono dentro, sottoterra, a centinaia di metri sottoterra, in un budello là dentro, a guadagnarsi che cosa? La possibilità di continuare a mangiare per andare il domani là dentro, in un budello a centinaia di metri, per che cosa? E che cos'è che li fa andare avanti? La speranza che ci possa essere qualcuno che prima o poi li toglie da lì. E questa speranza era il Partito Comunista, questa speranza erano i comunisti, il movimento operaio era questo. Chiudiamo la questione adesso, perché sulla questione sono anche dei tempi. Sì, una questione dei tempi. Per esempio, noi come sinistra radicale abbiamo ragionato anche di quel periodo. Per esempio, Berlinguer, insomma, cioè, come cambia la strategia dopo la sconfitta del compromesso storico, i compagni hanno detto un sacco di cose interessanti, giuste. Noi sappiamo anche un'altra cosa, dalla nostra ottica. Per esempio, Mario Tronti dice che finisce l'epoca del movimento, delle lotte che stavano ponendo le possibilità, diciamo, di una strategia nuova nel 79, con due morti, dice lui, con due morti, il tempo della politica, con la morte di, diciamo, no, con la morte di Moro e con la morte di Paolo VI. Nel 78. Cioè, queste sono state le date. Dopodiché,
dopodiché, insomma, cioè, potevamo cominciare già a parlare di lettura delle sconfitte. E sulla questione della lettura delle sconfitte, io vi dico soltanto le ultime cose. Bisogna essere onesti e guardare con occhio, diciamo, franco le sconfitte, altrimenti non ne usciamo. E noi stiamo oggi scontando questo limite di non essere stati in grado di guardare in faccia le sconfitte del Novecento. E ce lo stiamo ritrovando, questo Novecento lungo, ancora oggi. Non è un secolo breve, è un Novecento lungo quello che stiamo soffrendo. Mi dispiace però che sbaglio. Questa è la verità. C'è un Novecento lungo, non finisce mai questo Novecento, sta riproponendo il peggio. Perché non abbiamo avuto il coraggio di guardare bene le sconfitte. Eppure, ragazzi, ce l'hanno detto tanti che bisogna guardare le sconfitte per comprendere le cose. Che cosa è avvenuto dopo la Prima Guerra Mondiale? La migliore intelligenza europea guarda la sconfitta. La migliore intelligenza dell'Europa, dopo diciamo, Auschwitz, guarda la sconfitta. Ernst Bloch scrive un grande libro, quando il nazismo va al potere, si pone la domanda, ma perché? Com'è successo che il nazismo va al potere? Gramsci si pone il problema, ma com'è potuto accadere che il fascismo abbia preso il potere? E va alle origini dei nostri limiti. Noi non abbiamo avuto il coraggio di fare la stessa cosa rispetto al ciclo di lotte di cui parla Mario Tronti degli anni 70. Non abbiamo avuto il coraggio di andare al di là delle nostre paure e dei nostri limiti. Questa è la verità. Ci siamo portati appresso troppe cose non dette, troppe rimozioni, troppi oblii. Non si costruisce una coscienza sull'oblio e sulla rimozione. Ecco perché Berlinguer va ripensato. Allora, devo confessarvi... Gianfranco se ne è scappato. Sì. Devo confessarvi una cosa. Noi pensavamo di fare un minimo di dibattito dal pubblico, però purtroppo i volontari ci hanno fatto sapere che hanno un problema di orario perché hanno degli impegni successivi. Come questione simbolica chiederei la cortesia a Mario, che ha chiesto di intervenire, di fare un brevissimo intervento. Mario, 2 minuti. Se vuoi, 2 minuti però, in modo tale che subito dopo parlerà Gianfranco e risponderà su tutto. Serve intervenire su molte cose, su molte questioni che sono state dette dai compagni che sono intervenuti. Ora mi fermo soltanto a Nappi. Nappi dice gli insegnamenti di Berlinguer Guarda, io ho la prima esperienza con il Berlinguer, ti rispondo
adesso è il posto, già chiudo l'occhio, già mi dispiace per me in quel discorso fatto da te. Ora, quindi è chiaro che si trascorre un'esperienza. Ora, la domanda che viene posta, però, senza progressione, senza sacrificazione, se fosse giustissimo, senza nostalgia neanche, eccetera, eccetera, la domanda è se ci sono insegnamenti, se cioè per la sinistra occorre, sia necessario discutere di Berlinguer, però Berlinguer non è che solo lo si può tirare fuori dalla storia del PC, deve andare persino a metà storico, diciamo così, no? Ho fatto in tanti, non si parla di metà un'altra strada, non si è fatto semplicemente per una riflessione, senza sfruttare. E ovviamente una riflessione è tanto più importante quanto più politicamente significativa, c'è una società che non va a uscire dal secondo, e lo secondo si può sapere a fine ma più della sinistra, sorreggio. La seconda questione, io capisco che due cose che posso dire, ma cosa che voi fate la faccia da un lato, la questione internazionale di Berlinguer che non nasce il campo, la critica delle società capitalistiche, il campo tecnico, sono d'accordo anch'io, no? Ora, anche questi due aspetti avrebbero anche per parere. Io vorrei la facendo una relazione fa una cosa troppo futurista, cioè se non ci sono distinzioni, anche se accennato alla prudenza della polemica politica. Ora, non è oggi che Berlinguer è così, è diventato un sacro, quando c'era ancora il PC, dopo la morte di Berlinguer, al congresso di Firenze, usarono l'accorgimento delle formule perché fu scelta ancora una volta l'unità del partito e Berlinguer fu usato, anziché una discussione franca su me. Berlinguer molto probabilmente se fosse vissuto, no? Sì, Berlinguer se fosse vissuto, però non fosse un commissario, però certo che va bene, non sta cioè che concludere, dico anche che io personalmente non sono mai stato anzi io tendenzialmente come mi dice che non sai un grande uomo come sono solo gli attori allora no io ovviamente come potete immaginare le sollecitazioni sono tantissime io vorrei dire solo alla fine ma 10 minuti alle 8 dobbiamo andare via 8 e 5 via come limite massimo quindi prego Angelo di essere draconiano con me e intanto grazie voglio dire grazie a Antonio che ha avuto l'idea di questo incontro grazie ad Angelo che ci ha messo più della sigla cioè ci ha messo l'idea l'organizzazione e grazie a voi che avete discusso e a tutti voi che siete intervenuti no, io vi guarderò bene da voi la vostra domanda stanno lì insomma, i vostri contributi. Però prima di dire una cosa su Berlinguer, lasciatemi dire una cosa su perché secondo me questo lavoro sulla memoria è importante. E perché nei fatti infiniti mondi da quando è nata sta ragazza? Sono 8 anni. Poi lo stiamo facendo in modo particolare su Berlinguer, ma non solo. Questo è il secondo di questa collana, piccola collana, discorsi meridionali, discorsi fatti da meridionali ottenuti nel mezzogiorno, che hanno fatto storia anche qualcosa fa. Il primo è stato il discorso di Togliatti a Fortis nel 44, che segnò appunto, come diceva questo, la svolta della situazione italiana, ancora con la guerra. Questo è il secondo, poi stiamo lavorando un altro che riguarda Giuseppe Di Vittorio, poi stiamo lavorando su Luciano Viviani, poi stiamo lavorando sulle costituenti, poi vogliamo fare una cosa su Francesco De Martino. Ecco, questo per dirvi alcuni di queste grandi figure, grandi momenti. E poi su Berlinguer è stata una costante, perché un anno dopo che è andata la rivista abbiamo fatto a Napoli una giornata seminariale con gli ultimi 3 segretari della PCC, con Fumagalli che intervenne sul palco, quell'11-12 giugno, con Folera
che stava da segretario cittadino del PC sul palco a palco quando Berlinguer si sentì male con un governo che stava stato segretario del PC, chiuso da dottorella, e abbiamo sul nostro sito trovate la registrazione integrale di quella giornata, è straordinaria. E poi abbiamo fatto una mostra, io sono contento della mostra che ho fatto a Roma, c'è un sorpreso da trovare di Gramsci, io sto in grande polemica con chi ha gestito la memoria del patrimonio del PC e con Sposetti anche personalmente. È stata pubblica, una polemica pubblica, anche questa da trovare così sul sito, perché per 20 anni Sposetti non ha fatto un'iniziativa, eppure finito come tanti fa benissimo, benissimo, benissimo. Ma ne parliamo un'altra volta, no? Però ci vediamo però per dire sempre quanto è importante questo lavoro. E poi abbiamo avuto ospitato 2 anni fa Vandana Shiva, che è venuta dall'India, è stata con noi e abbiamo ragionato con lei di Berlinguer e di ecologia. L'austerità, come diceva Pepe, è questo, era questa l'austerità, il cogliere che appunto l'idea dello sviluppo senza fine, del produttivismo, dello sviluppo quantitativo, era la trappola nella quale noi eravamo e che bisognava interrompere, era la massima manifestazione della logica del capitale, che non a caso continua a riproporsi ancora oggi, e noi l'esplosione della crisi climatica ci parla di questo, e quindi del bisogno di spezzare questa storia. E quindi abbiamo parlato con Vandana Shiva e su questo abbiamo fatto una mostra, insomma, tutti i lavori. Perché questo lavoro sulla memoria è fondamentale? Vedete, io non so se noi abbiamo chiaro. Sulla memoria è aperto lo scontro fondamentale oggi a livello globale. Pensateci un attimo, l'intelligenza artificiale e i colossi del web, Google, Microsoft, Facebook, tutti, e poi mettiamoci anche Zuckerberg, che può fare Facebook, Elon Musk e così via. Qual è il tema? Il tema è che attraverso l'immersione nel mondo digitale nel quale noi siamo, ogni attimo, ogni gesto che noi compiamo è c'è una lotta per accaparrarselo, per immagazzinarlo come dato, per accumularlo e poi grazie all'intelligenza artificiale, al sistema degli algoritmi e all'intelligenza artificiale giungere attraverso questa massa di dati enormi a concorrere a determinare i nostri comportamenti, addirittura a predire il futuro. Cioè noi siamo, se consideriamo quello che io non ho fatto ancora niente ancora, ma tutto quello che ho fatto fino ad ora è già diventato parte di questo lavoro di cattura di dati, è già in via di elaborazione per indurmi a un consumo sempre maggiore, per orientare le mie scelte, per predire le mie scelte. Quindi se volete, la storia sta sperando un po', ma per avere la dimensione del tema, chi controlla il passato che prende il futuro? Chi controlla il passato di ciascuno di noi, individuale e quindi collettivo, ha gli strumenti per determinare il futuro. Ecco, questo sarebbe un grande tema dei nuovi conflitti che la sinistra moderna dovrebbe riuscire a dire, quando volete, può essere, e ci dedicheremo a uno specifico. Qual è rapportato a noi? È esattamente quello che diceva il resto. Il primo bersaglio della rimozione della storia, anzi della memoria di una storia, della memoria delle storie, è l'azzeramento della memoria sulla storia delle classi subalterne, a cui ha concorso anche la sinistra e a cui hanno concorso anche direttamente gli eredi del PC o una parte degli eredi del PC. E perché non lo vedi? Cioè nel passaggio del 99-91 si è sancito che non solo non c'era più niente da fare, che il mondo ormai si avviava verso una normalizzazione neocapitalista, che non fosse più possibile addirittura
Perché se invece quella storia passata fosse stata viva, riproposta, rielaborata, attualizzata, avrebbe sempre potuto rappresentare una scintilla, un varco, un punto di contraddizione in cui i contemporanei potevano inserirsi per progettare la loro liberazione umana. Secondo le loro esigenze, i loro bisogni, le loro idee e le forme di lotta e di organizzazione che si sarebbero date. Ecco perché Berlinguer è stato un minuto dopo che è morto Simone Maffei scrive dimenticare Berlinguer. E si rimuove la parte di Berlinguer che secondo me è quella più feconda, perché non abbiamo il tempo, almeno non ho ascoltato cose interessantissime, non sono d'accordo su tutte, ma questa è parte della discussione che si è d'accordo sul capello per poter continuare a discutere, no? Ora anche Mario diceva delle cose, è ovvio che il compromesso storico appunto è il punto conclusivo della parabola della grande strategia togliattiana. Togliatti ha il grande merito di... Ma che è questo? Sì, è di subito. E va bene, ma si parla, ma questo dice Nani. Sì, sì, no, perché non lo ricordo. No, dico, è evidente, faccio scoprire. No, figura di Mario, quindi... Questo è il tema. Come noi lavoriamo sulla memoria, come noi la organizziamo, questo è il grande tema che è di fronte a noi, per me questo è fondamentale, questo lavoro. Poi discutiamo criticamente della storia, non so se già, ma noi stiamo parlando di un patrimonio straordinario di speranze, di lotte, di solidarietà, certo anche di sconfitte, ma di grandi slanci, di grandi speranze, che ha cambiato il mondo, che ha cambiato l'Italia. Poi la contraddizione del 77-79 è questa, è che quella spinta di rinnovamento non riesce a trovare un fuoco sul piano della politica, dell'azione di governo, è perché il 76 ha vinto il PC, ma l'ha vinto anche la PC, è perché non c'era peraltro in Parlamento una maggioranza che potesse esprimere una politica coerente di trasformazione e di cambiamento, eppure con tutti questi limiti la riforma sanitaria è venuta da lì. Eh sì, cioè, che forse in qualche modo sono le uniche che ci difendono, ci portano ancora dallo statuto dei lavoratori che nasce, diciamo, nello spirito delle lotte operaie, e poi il diritto di famiglia del 75, e poi la legge sull'aborto, la legge sui mani in Basaglia, la riforma sanitaria, perfine i delegati della scuola, non so se è chiaro. Questo apparato riformatore, quella vicenda pur così contraddittoria e limitante del governo dell'Unità Nazionale, comunque ce lo può portare a casa con tutto il terrorismo e tutti gli errori, lo schiacciamento del PC sullo Stato, cioè persino eccessivo, però Peppe spiegava alcuni contesti e così via. Quindi questo è il senso del lavoro sulla memoria, è questo. Non è da stabilire chi aveva ragione tra i comunisti e i socialisti o tra i comunisti e la sinistra radicale, o nella sinistra radicale tra MLS, Potoppe e perché se no c'è. Poi no, si può pur continuare a lotta con il tizio, può continuare a discutere. Però questo, il senso di questa discussione questa riflessione sulla storia, per me è caricare di elementi e di esperienze qualcosa che ci parla oggi. Questo è il senso, questo è il senso molto semplice, se volete, di quello. Perciò mi interessa anche il lavoro sugli archivi, su queste cose qui, che devono essere consultabili, accessibili, ed è un'indecenza che da 2 anni è digitalizzato l'archivio del Partito Comunista Italiano Federazione di Napoli e Comitato Regionale e non è ancora accessibile, ed è stato digitalizzato con le risorse pubbliche. E c'è qualcuno che pensa di gestirlo privatisticamente, non so se è chiaro, a proposito di lotta sulla memoria e sugli attivi. Berlinguer, perché secondo me Titti lo diceva, ma anche me che ha colto questo punto, secondo me insieme a Peppe c'è il tema anche del perché parla ancora, ci dice ancora qualcosa nonostante i limiti, nonostante le critiche, anche gli errori, anche quanti ne ha fatto anche lui. Secondo me per un motivo molto semplice, perché noi siamo in un momento di crisi, perché quel capitalismo che ha vinto nel 1989, che ha dato la sua forma al mondo, facendola diventare regola oggettiva quasi naturale, il tempo in cui siamo, il tempo senza perdere,
possibile, è impensabile. È impensabile e indicibile, in cui l'unica realtà è questa. Questo è il comportamento che diciamo. Non è possibile l'alternativa, non c'è alternativa. Questo è l'unico mondo possibile, c'è da stare chi sta a coppia e chi sta sopra. E chi sta sotto sono sempre più sali e chi sta a coppia sono sempre più povero, con un potere sempre più grande. Questo è il messaggio che ci viene avanti e coordinato in tutti i modi. E se tu stai male è colpa tua, perché non sei capace, perché non si può, perché se si può è colpa tua, perché vuol dire non si può, perché si è buona da ricco, e questo è il messaggio, diciamo, dominante, che e tu sei tu, e tu ti puoi affermare solo scamazzando chi sta vicino a te, perché non può pensare di affermare la tua identità insieme all'altro, ma solo in contrapposizione all'altro, cioè, e poi ci mettiamo a poco pure chi stai casi vicino a tu. E chi è? Figurati dei migranti, figurati dei poveri, figurati eccetera, 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 possiamo poter continuare. Ecco, allora, però questo mondo è in crisi. Questa vittoria del capitalismo ci consegna, forse per la prima volta nelle fasi, cioè nella sua fase di ascesa, il capitalismo ha sempre portato con sé una speranza, no? Di coinvolgimento di altri settori. Una speranza fallace, ma portato. Una fiducia nel futuro. Ragazzi, questa è l'epoca in cui il futuro, la fiducia nel futuro, non c'è. La guerra, la crisi ambientale, i migranti, la disoccupazione, cioè tutto è visto come problema, come minaccia. Allora ecco che torna sempre di attualità perché Berlinguer è stato l'ultimo politico, con tutti i limiti, lo ripeto, che però si è sforzato nei suoi ultimi anni, esaurito la strategia, conscio che quel mondo che aveva espresso quella strategia di cui lui stesso era parte, ormai si stava avviando a cambiare, che non era più sufficiente quel contesto, quel quadro di riferimento in cui lui stesso era cresciuto, si era formato, e bisognava cercare un altro, ecco il tema della pezzeria, lontano dalla dimensione dell'est, ma anche riassumendo che la socialdemocrazia anch'essa aveva raggiunto un punto di esaurimento in Europa, tant'è che non è un caso, dopo gli anni 90 c'è fase della democrazia, diventa la principale forza del neocapitalismo. Poi lasciamo la dico così, insomma, mi scuserete, no? E Schroeder che guida Gazprom è l'emblema di questa dinamica, no? E così anche una parte degli eredi del PC, questo qua alla fine, diciamo, sostanzialmente sono diventati. Allora, Berlinguer è l'ultimo grande politico che ragionando sul mondo non rinuncia a immaginare per la politica una funzione di la capacità di guardare oltre, cioè di stare con i piedi piantati nella realtà, perché come ricordava Titti, lui va davanti alla Fiat di Torino, sa che è perso la battaglia, ma ecco, la moralità sua è quella di stare lì, quello era il suo mondo, ma era un mondo che stava cambiando, non era più sufficiente quel mondo per ricostruire un progetto di cambiamento e di trasformazione, allora il femminismo, i movimenti pacifisti, i movimenti contro la camorra, la conquista, il rapporto con l'intera, esatto, non è una distocca, poi da qui proviamo a ricostruire, non ce l'ha fatta, no, ce l'avrebbe fatta se fosse vissuto, lasciatemi chiudere, voglio chiudere su questo, ieri c'avevo, ieri c'avevo degli autorevolissimi compagni socialisti, mi sentavo un po' dimenticato di prendere il tema del racconto nel libro, che non è quello che ho scritto io, ma quello che di Berlinguer, che abbiamo venuto stasera, mi sono concesso un piccolo divertissimo letterario, però è anche politico, devo dire. Ho scritto 10 pagine di un diario, secondo il topos, diciamo, dei racconti, ho trovato un diario, quindi Berlinguer alla fine non muore, si riprende miracolosamente, non c'è più miracolo, per i segretari comunisti, sarebbe stato importante, e quindi lui riprende, non ce l'ho più. Quindi lui riprende, fa quella famosa direzione nazionale annunciata, perché lui, Tortorella l'ha rivelato, ha detto pubblicamente questa cosa su intervista, anche sui Infiniti Mondi, perché lui subisce l'offensiva della destra, dei miglioristi, sostanzialmente, che poi prima del Cisaso, sapete che c'è di nuovo, facciamo già il capitolo. La Cinque Europea, perché c'è tutto il tema del rapporto con Krakas, con i socialisti e così via, no? Uccidevano la salute e il popolo cristiano. Obiettivamente, diciamo la verità, ci rimarrò con la lezione per il come si chiama?
tradotto in quindi il racconto è questo, il racconto è che lui non muore, si fa la direzione, le europee comunque vanno bene e lui lancia il resto a parte per il referendum che era stato già deciso, si stava decidendo, è stato deciso subito dopo la sua morte in contemporanea, però si svolge nel 85 il referendum sulla scala mobile, cioè per abrogare il decreto di San Valentino. Ragazzi, ma ci siamo accorti che si è significato l'inflazione l'anno scorso degli ultimi due anni per stipendi e salari privi di ogni copertura di progressione rispetto all'incremento dell'inflazione, quindi farcigliamo, la cominciamo da là, perché lì c'è stato. Allora, il referendum fu perso per 5 punti percentuali, poi fu un quindi la sud è persa, anche punti e mezzi, poi 5 punti e mezzi. Quindi sta parte lo partito progetto per referendum, ma parte un progetto in mezzo di GLC, o Franco se era andato, ci poteva raccontare, Mario ma anche ci potrebbe dire, penso no, comunque, secondo voi, con Berlinguer attivo, attivo, non saremmo riusciti a spostare quei 5 punti percentuali a vincere il referendum? È realistica questa previsione o no? E secondo voi, vincendosi il referendum in Italia, mentre c'era l'offensiva della Francia e dell'Inghilterra, eccetera, eccetera, cioè segnando un punto, come fosse a passo verde, messo comunque con Cameron, non so se è stato perché la dinamica forse andava in quella, ma sarebbe cambiato qualcosa di profondo, no? Il corso delle cose. Ti saresti dato il tempo per riorganizzare una difesa, un'offensiva, un contrattacco, no? Questo è un evidenzio bellissimo, quindi non si va più in conto. Quindi, fermo, un trattasera, si guarda via il crack. No, perché quella via fa. Ah, no, poi, attenzione, il crack si perde il congresso, ovviamente, perché a quel punto l'effetto della vittoria dei comunisti sul referendum è che gli anti-cracchesiani vincono all'interno del Partito Socialista e hanno. Eccetera, eccetera. Ho fatto un. Questo per dire che cosa? Per dire che il corso della storia è sempre aperto, guardi in due stati storici, cioè può sempre intervenire una rottura, una deviazione, un'altra direzione, se ci sono le forze in campo, se c'è una visione, se c'è un'intelligenza, se c'è un'organizzazione, può incidere nella dinamica della storia, che certo ha le sue coordinate funzioni, ma dentro quelle coordinate, quelle masse sul palterre, se prendono coscienza di sé e hanno un'intelligenza dal basso ma anche dall'alto, possono spostare, possono cambiare, possono incidere. Questo è quello che mi piace per me, non so se è chiaro. Oltre fatto che mi è piaciuto dal comunista, probabilmente che se lo è quello che si è grafici. E secondo me stavano bene insieme. Grazie.